Scandalo e polemiche sono stati associati ad ogni religione del mondo, ma tra le mura della potente città del Vaticano sono tenuti nascosti molti segreti. Alcune storie si sono fatte strada e seminato il caos in tutto il mondo. Situata nel cuore di Roma, la città del Vaticano è uno stato nello stato. Sorge su una piccola altura chiamata Colle Vaticano, che si estende fino alle propaggini del Monte Mario a nord e del Gianicolo a sud, sulla riva destra del Tevere. A partire dalla stipula dei trattati lateranensi tra Chiesa e lo Stato italiano, venne fondato nel 1929. La città del Vaticano è uno Stato indipendente con a capo il Pontefice. Si tratta dello Stato più piccolo al mondo, con una superficie di appena 440.000 metri quadrati. La sua popolazione totale è di sole 453 persone. Questa formidabile città storica e spirituale è tanto potente quanto sacra, e nessuno dovrebbe sottovalutare l'influenza del Vaticano nonostante le sue dimensioni così ridotte e la sua popolazione incredibilmente piccola. Da un po' di tempo ormai il mondo però sospetta che ci siano degli oscuri segreti tenuti nascosti all'interno delle sue mura, ed oggi ti racconterò alcuni di essi. Nel 1897 d.C. la Chiesa Cattolica mise sotto processo un uomo morto. Conosciuto come il processo del Sinodo dei Cadaveri, questo processo venne fatto postumo a Papa Formoso e venne tenuto da Papa Stefano VI, il suo successore. Formoso venne accusato di aver usurpato il papato, nonostante fosse ormai morto da ben 7 mesi. Il corpo del Papa venne riesumato, vestito con abiti ecclesiastici e portato al tribunale papale per il giudizio. Venne persino nominato un diacono per parlare in nome del Papa morto. Alla fine venne trovato colpevole e tutti i suoi atti come papa vennero dichiarati nulli. Il suo corpo venne spogliato dalle vesti e vestito di stracci, mentre le sue 3 dita della benedizione vennero tagliate ed il suo corpo gettato nel fiume Tevere, il luogo dove gli antichi romani si liberavano dei loro criminali. Il processo con il conseguente strazio del cadavere suscitò pochi mesi dopo una rivolta popolare in tutta Roma. Infatti un'ondata di indignazione spinse il popolo alla vendetta per il misfatto compiuto, e Papa Stefano ne subì direttamente le conseguenze. Venne catturato, deposto ed imprigionato, dove nell'ottobre dello stesso anno, 897, venne ucciso per strangolamento. Anche se si crede che l'esorcismo sia una pratica vista solo nei film horror, questa pratica continua ad essere viva ed esercitata dalla Chiesa Cattolica. Padre Gabriele Amort è un ex sacerdote ormai defunto, che è stato il capo esorcista del Vaticano. Ha servito per 60 anni e si crede che abbia eseguito circa 160.000 esorcismi. Il rito dell'esorcismo, tuttavia, non era limitato solo al defunto esorcista capo. È stato infatti eseguito anche da vari papi nel corso degli anni. E nel 2018 la BBC ha riferito che il Vaticano ha accolto circa 250 sacerdoti da tutto il mondo per creare un seminario annuale. La Chiesa pensa in realtà che i possedimenti demoniaci siano notevolmente aumentati negli ultimi anni, e lo stesso Papa Francesco ha consigliato alle persone di cercare un esorcista nel caso ci fosse stato un disturbo spirituale. Alcune persone infatti pensano che lo stesso Papa Francesco esegua degli esorcismi. Nel 2013 infatti si diceva che ne avesse seguito uno in pubblico su un uomo su una sedia a rotelle. Gli esorcismi sono però considerati sensazionalistici ed abusivi, ma ciò non impedisce alla Chiesa di eseguirli. I papi infatti nel corso degli anni hanno eseguito molti esorcismi, infatti anche Papa Giovanni Paolo II tentò di cacciare un demone fuori da una donna che gli era stata portata urlando mentre la bava le usciva dalla bocca. Il Papa però non era riuscito a liberarla da questo vile demone, quindi Padre Amort dovette intervenire per finire il lavoro. I segreti di Fatima sono 3 rivelazioni che la Madonna, apparsa nei dintorni della cittadina portoghese tra il 13 maggio ed il 13 ottobre del 1917, fece ai 3 pastorelli che riuscirono a vederla in quei mesi. La Chiesa, che nel 1930 riconobbe ufficialmente come miracolosi i fatti di Fatima, considera i 3 segreti come 3 parti di un'unica grande rivelazione, classificandola come rivelazione privata, ovvero una profezia di provenienza mistica. Tra i vari moniti ed indicazioni che la Madonna diede ai 3 bambini, vi era una lunga rivelazione che la stessa Suor Lucia divise in 3 parti. 2 parti vennero rivelate ed incluse come i suoi scritti. L'ultima parte fu consegnata al vescovo di Leira nel 1944 e rivelata però solo nel 2000, per volere del pontefice di allora, Giovanni Paolo II. La prima parte dei 3 segreti di Fatima è una terribile visione dell'inferno. La seconda parte dei 3 segreti fa riferimenti sconvolgenti agli equilibri tra nazioni e quindi la seconda guerra mondiale, mentre la terza parte del segreto di Fatima è quella che fa più discutere, poiché è più enigmatica e carica di simbolismi che possono lasciare spazio a varie interpretazioni. Partendo dal fatto che, se la Madonna, mostrando la visione dell'inferno, voleva fare in monito e nella seconda parte del segreto avrebbe predetto molto precisamente un secondo conflitto mondiale peggiore del primo,
Non sembra aver senso che in questa terza parte profetizzi semplicemente un attentato mortale fallito al Papa. La logica ci fa propendere per un significato più ampio della terza parte, un senso che riguarda l'umanità tutta e che, per quanto terribile sia lo scenario, dovrebbe farci riflettere su che direzione morale stia prendendo il mondo. Questo potrebbe però non essere l'intero terzo segreto, poiché molte persone credono che non tutto il contenuto di questa lettera di Lucia sia stato reso pubblico e che il Vaticano lo stia ancora mantenendo segreto. Un altro sporco segreto del Vaticano è il suo coinvolgimento con i nazisti. Non è un segreto che il Vaticano sia rimasto in silenzio a guardare mentre Hitler ed il suo esercito nazista si impegnavano nei crimini umani e nelle atrocità durante la Seconda Guerra Mondiale. Hanno completamente ignorato la persecuzione degli ebrei sotto il regime oppressivo, ma quando la Seconda Guerra Mondiale finì e i nazisti vennero sconfitti, il Vaticano ha fornito a migliaia di criminali di guerra e soldati nazisti passaggi sicuri. Questi soldati fuggirono in Sud America attraverso passaggi che ora sono chiamati la luce dei topi, ma non era un sistema del tutto organizzato, era invece una sorta di collaborazione in cui più istituzioni hanno preso parte per aiutare i nazisti a fuggire ed evitare le responsabilità dopo la fine della guerra. Migliaia di soldati nazisti sono fuggiti dall'Europa con l'aiuto della Chiesa Cattolica. Alcuni nomi importanti includono Franz Strangl, l'autore degli omicidi di massa nei campi di concentramento, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Klaus Barbie, Walter Rauf. Ed un ricercatore di Harvard, Gerald Steinacher, ha scritto anche un libro che mostrerebbe documenti di viaggio che indicherebbero che il Vaticano ha aiutato i nazisti a fuggire come membri della Croce Rossa, fornendo loro documenti di viaggio per fuggire dal Vaticano. Questi documenti relativi alla missione di salvataggio dei nazisti sono ancora nascosti negli archivi vaticani e i ricercatori stanno tuttavia cercando di accedere a questi documenti. Steinacher sostiene che questo venne fatto per la paura della crescente influenza dell'Unione Sovietica. Il Vaticano tuttavia ha rifiutato di commentare tali affermazioni. Mai dal 1994 un papa si era espresso in modo così chiaro sul ruolo della Chiesa Cattolica ruandese durante l'eccidio in questo paese situato in Africa centrale. All'epoca un regime guidato da estremisti Hutu aveva pianificato uno sterminio della minoranza Tutsi, spingendo tutta la maggioranza Hutu a mobilitarsi per mettere in pratica il loro piano. La divisione etnica da parte della popolazione del Ruanda fu in gran parte un effetto del dominio coloniale europeo. I Tutsi rappresentavano l'aristocrazia della società e gestivano il potere politico, mentre gli Hutu svolgevano il lavoro agricolo e sovraintendevano al culto religioso. Tra aprile e giugno del 1994, oltre 1 milione di persone vennero massacrate a colpi di macete, bastoni chiodati e fucilate. Nel corso dell'eccidio, preti e suore risultarono complici degli Hutu. Alcuni di loro parteciparono attivamente ai massacri. Da allora, le relazioni tra il Vaticano ed il Ruanda hanno alternato periodi di grande freddo a tentativi di riavvicinamento. Nel novembre del 2016, la Chiesa Cattolica locale chiese perdono in nome dei cristiani implicati nel genocidio, una dichiarazione che aveva provocato non poca irritazione. Da cui l'invito rivolto al Vaticano di intervenire con un perdono ufficiale in nome della Santa Sede. Oggi è cosa fatta. Infatti nel 2017 ci fu un incontro che rimarrà nella storia tra Papa Francesco ed il presidente ruandese. Il Papa manifestò il suo profondo dolore dalla parte della Santa Sede e della Chiesa per il genocidio contro i Tutsi. Espresse solidarietà alle vittime e il rinnovo per l'implorazione di perdono a Dio contro i peccati e le mancanze della Chiesa e dei suoi membri, che cedettero all'odio e alla violenza, tradendo la propria missione evangelica. Il libro degli incantesimi di Satana ha decisamente un nome spaventoso. Al momento, per motivi di sicurezza, si troverebbe tra i libri proibiti presenti negli archivi segreti del Vaticano, poiché non vogliono che nessuno vi acceda. È considerato il libro di incantesimi più pericoloso nella storia dell'umanità, ed il nome di questo libro originale è Le Grand Grimoire, che si dice sia stato scritto da un certo Honorius di Tebe nel 1522. Molti però credono che quest'uomo fosse posseduto da Satana, mentre il Gran Grimorio, scritto in ebraico, biblico o aramaico, viene in realtà scoperto nella tomba di Re Salomone, che viene descritto come un grande stregone che originariamente ricevette la sua autorità da Dio. Nel 1750, secondo la leggenda, il Grande Grimorio è anche chiamato il Drago Rosso ed è uno dei libri di occultismo più potenti del mondo intero. Ci sono istruzioni su come creare talismani magici e amuleti. Il libro descriverebbe anche diversi demoni e i rituali per evocarli al fine di fare un patto con loro. Descriverebbe anche diversi incantesimi che ti permettono di vincere alla lotteria, parlare con gli spiriti, farti amare da qualcuno, renderti invisibile e tante altre cose. Ci sono molte copie di questo libro nefasto là fuori, ma gli esperti pensano che siano dei falsi o modificati in qualche modo, quindi gli incantesimi di questi non funzionano. Tuttavia, i veri credenti pensano che anche queste versioni abbiano una sorta di potere.
Il manoscritto originale, tuttavia, è comunque di proprietà della Chiesa Cattolica ed oltre a loro nessuno sa dove si trovi. Proprio nel centro di Piazza San Pietro troverai un monumento imperdibile, chiamato Obelisco Egizio. Questo obelisco venne preso dall'Egitto dagli antichi romani, quindi è piuttosto ironico che proprio nel centro di Piazza San Pietro, in Vaticano, ci sia un oggetto rubato. Ma cos'è un obelisco egiziano e perché il Vaticano ne ha uno? Beh, un obelisco è un monumento a quattro lati che termina con una forma piramidale nella parte superiore ed è tradizionalmente scolpito da un unico blocco di pietra. Gli obelischi provenivano originariamente dall'antico Egitto e vennero costruiti per rappresentare l'immortalità dei faraoni. L'obelisco in Vaticano si trova proprio nel mezzo di Piazza San Pietro e si dice che abbia circa 4500 anni, il che lo renderebbe di oltre 1500 anni più vecchio della stessa città di Roma. È tradizionalmente noto come Obelisco di Caligola, poiché fu Caligola che nel 37 d.C. prese il monumento da Alessandria d'Egitto per farlo collocare nel circo che stava costruendo e che fu poi completato dall'imperatore Nerone. Il circo fu poi conosciuto come il Circo di Nerone, dove si svolgevano le corse dei carri e molte esecuzioni capitali. Infatti è in questa zona che il primo papa, San Pietro, venne crocifisso a testa in giù nel 64 d.C. sotto proprio il regno di Nerone. Il Circo di Nerone venne costruito quasi esattamente dove oggi si trova la Basilica di San Pietro e Piazza San Pietro. L'Obelisco Vaticano venne spostato nella sua posizione attuale tra il 1585 ed il 1586. È l'unico obelisco ancora in piedi dell'epoca degli antichi romani e non si sa molto su di esso. Gli esperti non sanno nemmeno a quale faraone ne abbia ordinato la costruzione, ma molti hanno affermato che è piuttosto inquietante che una reliquia rubata sia stata trasformata in un monumento distintivo della città del cristianesimo. Il penitenziario apostolico è un tribunale segreto che indaga sui crimini particolarmente efferati avvenuti nella città del Vaticano. Si suppone sia stato fondato nel 1179 ed è stato tenuto segreto fino al 2009. Solo il Papa può concedere l'assoluzione alle persone portate in questo tribunale. Esempi di peccati includono il tentativo di assassinare il Papa, un prete che espone il peccato di attività sessuale o l'identità di una persona che si è andata a confessare, anche l'aborto. E, più stranamente, anche sputare su un'ostia in comunione è considerato un atto degno del processo in questo tribunale, e così via, ce ne sono tanti altri. Il Papa, o un cardinale che ne fa le veci, agisce come capo del tribunale ed è chiamato penitenziere maggiore. E in quanto pontefice può offrire l'assoluzione o lasciare che la scomunica automatica venga mantenuta. Sono ascoltati privatamente con credenziali false per proteggere l'identità dell'imputato e poiché la Chiesa ritiene che sia una questione di coscienza, nessuno sa che tipo di reati o criminali siano stati dinanzi a questo tribunale e se sono stati puniti o graziati. Il tema degli abusi nella Chiesa è salito alla ribalta. Film, libri ed inchieste giornalistiche hanno sviscerato un problema che si sapeva ci fosse, ma non si pensava avesse tale portata. Basta guardare alcuni dati nazionali in giro per il mondo, emersi ad esempio da un report della Royal Commission australiana, che ha rivelato che il 7% dei preti cattolici australiani è stato accusato di abusi tra il 1950 ed il 2010. In Irlanda, la Child Abuse Commission ha realizzato un dossier in cui si trovano le testimonianze di 2500 vittime di violenze avvenute tra gli anni 40 e gli anni 80 negli istituti ecclesiastici. Ma al di là di questo, basterebbe sfogliare con una certa continuità la cronaca italiana per rendersi conto di come le notizie di abusi da parte di preti costituiscono da noi più la regola che un'eccezione. Questo ha comportato un danno di reputazione per la Chiesa, che è stato amplificato dalla scarsa trasparenza con cui tutto ciò veniva trattato tra insabbiamenti, coperture e negazioni facilitate appunto dal segreto pontificio. La svolta di Papa Francesco è che le denunce e le procedure interne della Chiesa relative all'abuso su minori non saranno più coperte dal segreto pontificio. È una cosa fondamentale, non tanto per un discorso di fede e ripulitura dell'immagine, la cui valutazione sta a chi crede comunque, quanto piuttosto per il messaggio che viene dato su un tema tanto delicato come quello delle violenze su minori e sulla necessità che il focus si sposti dai carnefici alle vittime. I primi infatti venivano in qualche modo tutelati, le seconde dimenticate. Così, con l'abolizione del segreto pontificio, i rapporti si invertono e la tutela delle vittime torna sotto i riflettori, non solo nei momenti poco successivi agli abusi, ma anche nell'iter giudiziario che ne segue e che costituisce una parte importante nella riabilitazione della vittima stessa. Far venire allo scoperto la notizia degli abusi e dei carnefici consentirebbe alle procure di entrare negli archivi alla ricerca di prove. Tutto questo è senza dubbio una svolta su un tema che purtroppo per troppo tempo è stato volutamente ignorato dalla Chiesa.
Ebbene, amico, questi erano solo alcuni dei segreti nascosti dal Vaticano. Quanti ne conoscevi e quale di questi ti ha stupito di più? Fammelo sapere con un commento ed inoltre non dimenticare di lasciare mi piace a questo video se vuoi che continui questa serie. Io per ora ti saluto, ma noi ci vediamo domani con un altro interessantissimo video. Ciao!